Oggi parliamo di statica dei fluidi. Iniziamo descrivendo le due principali grandezze che servono per descrivere i fluidi, i liquidi in particolare nel nostro caso. Allora, queste due grandezze sono la densità e la pressione. La densità, indicata simbolicamente con la lettera D, ricordiamoci che è definita nel seguente modo: per definizione il rapporto tra la massa e il volume di un corpo, di un oggetto, di un materiale. Ad esempio, prendiamo un oggetto di forma cubica che abbia un lato del cubo, lo spigolo del cubo, con una lunghezza di 2 metri. Supponiamo che la massa di questo cubo sia pari a 1500 kg. Vogliamo sapere qual è la densità del materiale di cui è fatto questo cubo. Per saperlo occorre conoscere il suo volume. Il volume V di questo cubo può essere calcolato elevando alla terza potenza lo spigolo del cubo, quindi 2 metri elevato alla terza potenza permette di conoscere il volume del cubo. 2 alla terza fa 8 metri cubi. Allora, se vogliamo sapere qual è la densità di questo materiale, dobbiamo applicare la definizione che abbiamo visto sopra, questa qui. La densità, quindi, è data dal rapporto tra la massa e il volume, ovvero 1500 kg diviso 8 metri cubi. Quindi l'unità di misura della densità risulta essere chilogrammi su metri cubi ed è l'unità utilizzata nel sistema internazionale. 1500 diviso 8 è un'operazione che possiamo facilmente fare con una semplice calcolatrice. Eccola qui. 1500 diviso 8 è uguale a 187,5. Quindi 187,5 kg su un metro cubo risulta essere la densità del materiale di cui è fatto il cubo che abbiamo considerato, cioè questo. A questo punto possiamo vedere qualche altro esempio di valori di densità di materiali effettivamente conosciuti. Togliamo un momento la calcolatrice. Prendiamo alcuni materiali come l'acqua. L'acqua, ad esempio, ha una densità nota che è pari a 1000 kg su un metro cubo. Possiamo, ad esempio, utilizzare questo valore di densità per capire quant'è la massa di una quantità d'acqua di cui conosciamo il volume. Immaginiamo di considerare un recipiente che abbia un volume, una vasca d'acqua, ad esempio una vasca di raccolta dell'acqua che abbia un volume di 500 litri. Quindi in questa vasca entrano, quando viene riempita completamente, 500 litri d'acqua. Quindi se la superficie dell'acqua coincide con il bordo del recipiente, quindi il recipiente risulta essere pieno, ci sono 500 litri d'acqua. Quant'è la sua massa? Beh, la definizione di densità l'abbiamo vista prima, densità uguale massa diviso volume. Può essere questa definizione invertita per calcolare o la massa o il volume. Ad esempio, se moltiplichiamo entrambi i membri di questa uguaglianza per il volume, otteniamo volume per densità uguale volume per massa su volume. Da notare che
Questa che abbiamo scritto è la stessa uguaglianza di prima, solo che è stato aggiunto il volume a sinistra e il volume a destra. In questo modo siamo arrivati a questa uguaglianza. In questa uguaglianza si può semplificare il volume con il volume e otteniamo come risultato il volume moltiplicato la densità dalla massa, o invertendo il primo membro e il secondo membro, otteniamo questa formuletta: la massa è uguale al volume per la densità. Questa formula consente, nota la densità di un materiale, noto il volume di quel materiale che stiamo considerando, nel nostro caso, per esempio, nell'esempio precedente era l'acqua. Stiamo prendendo 500 litri d'acqua, è possibile calcolare la massa d'acqua corrispondente. E allora, a quanto corrispondono in chilogrammi 500 litri d'acqua? La massa è pari al volume, 500 litri, per la densità dell'acqua che abbiamo detto vale 1000 kg su metro cubo. Prima di eseguire la moltiplicazione dobbiamo un attimo fare attenzione alle unità di misura utilizzate. Infatti il volume è indicato in litri, mentre nel valore della densità compare metri cubi come unità di misura del volume. Di conseguenza bisogna convertire il volume espresso in litri in un volume espresso in metri cubi. Ricordiamoci che un litro corrisponde ad un decimetro cubo. Di conseguenza, 500 litri corrispondono a 500 decimetri cubi. E come si fa a convertire il decimetro cubo in metri cubi? Noi sappiamo che un decimetro corrisponde a 0,1 metri, perché la decima parte del metro, e quindi un decimetro cubo corrisponde a 0,1 metri al cubo, cioè a 0,001 metri cubi. In sostanza passiamo da decimetri cubi a metri cubi spostando la virgola di tre posti. 1, 2 e 3. In questo modo noi sappiamo che i 500 litri si possono convertire in metri cubi spostando la virgola di tre posti, ovvero 0,500. La virgola è stata spostata verso sinistra, metri cubi. Questo è il volume corrispondente, per cui il prodotto ora va eseguito fra 0,500 metri cubi e 1000 chilogrammi su metro cubo. Eseguiamo questo prodotto e abbiamo che la massa può essere calcolata dal prodotto di 0,500 metri cubi per 1000 chilogrammi su metro cubo. Da notare che adesso qui compare metri cubi a moltiplicare e metri cubi a dividere. E possono essere semplificati. E il prodotto dà, visto che moltiplicare per 1000 corrisponde a spostare verso destra la virgola di tre posti, questo significa moltiplicare per 1000, ci sono tre zeri, e quindi spostiamo la virgola di tre posti. Otteniamo 500 kg. Quindi questa è la massa corrispondente a un volume noto di 500 litri d'acqua. Per fare un altro esempio, supponiamo di prendere un blocco di ferro che ha le seguenti dimensioni. È un blocco a forma di scatola di parallelepipedo, quindi fatto in questo modo. Le tre dimensioni, cioè le due dimensioni di base, chiamiamole A e
B e l'altezza C valgono rispettivamente A 10 cm, B 5 cm e C 4 cm. Supponiamo che il blocco sia fatto di ferro. Ora, la densità del ferro è conosciuta e vale 7.800 kg su metri cubi. Questo è il valore della densità del ferro. Allora, come facciamo a sapere qual è la massa complessiva di questo blocco di ferro? Quanto vale la massa? Per rispondere a questa domanda, eseguiamo prima il calcolo del volume e poi usiamo la densità insieme al volume per calcolare la massa, esattamente come abbiamo fatto prima. Ricordiamoci che vale questa formula, massa uguale volume per densità. È la formula inversa della definizione di densità. A questo punto, ricordiamoci che il volume di un parallelepipedo, costituito dalle dimensioni AB, che sono le due dimensioni di base dell'altezza C, si ottiene moltiplicando le dimensioni di base per l'altezza, cioè volume del parallelepipedo uguale ad A per B per C, ovvero prendendo i dati dalla tabella precedente, cioè da qui, A vale 10 cm, B vale 5 cm e C vale 4 cm, otteniamo 10 cm per 5 cm per 4 cm. Facciamo attenzione al fatto che centimetri compare 3 volte. Di conseguenza abbiamo 10 per 5 per 4 centimetri alla terza, centimetri cubi, che è un'unità di misura del volume. 10 per 5 fa 50, 50 per 4 fa 200, quindi abbiamo 200 centimetri cubi. Anche questo va convertito in metri cubi. Per fare la conversione ricordiamoci che 1 cm corrisponde a 0,01 metri o anche 10 alla meno 2 metri. Di conseguenza, 1 cm cubo corrisponde a 0,01 al cubo metri cubi, ovvero 10 alla meno 2 al cubo metri cubi, sfruttando le proprietà delle potenze con questi due esponenti, il risultato è una potenza del 10 che ha per esponente il prodotto degli esponenti meno 2 e 3, cioè meno 6 metri cubi. E quindi 1 cm cubo corrisponde a 10 alla meno 6 metri cubi, che se vogliamo esprimerlo in forma decimale diventa, col 10 alla meno 6 significa spostare la virgola di 6 posti, quindi 0,00001 metri cubi. I posti sono 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ovviamente, se sappiamo lavorare con le potenze del 10, possiamo evitare di scrivere tutti questi zeri e utilizzare questa espressione qui. E allora, riportiamo sopra la nostra pagina, utilizzando quanto abbiamo visto, qui si ottiene, per quanto riguarda il volume, 200 e al posto di centimetri cubi compare 10 alla meno 6 a moltiplicare metri cubi. Non so se è chiaro quello che abbiamo fatto. Ad ogni centimetro cubo corrispondono 10 alla meno 6 metri cubi e quindi il numero 200 va moltiplicato per 10 alla meno 6 e questo corrisponde
200 per 10 alla meno 6 metri cubi è uguale anche il 200 può essere scritto come 2 per 10 alla 2, perché ci sono due zeri che danno luogo all'esponente 2 nel 10. Quindi abbiamo 2 per 10 alla 2 per 10 alla meno 6 metri cubi. E quindi, combinando i due esponenti del 10, 2 e meno 6, abbiamo 2 per 10 elevato a 2 meno 6 fa meno 4 metri cubi, o anche in forma decimale 0,0002 metri cubi, dove questi 4 numeri corrispondono al meno 4 nell'esponente del 10. In questo modo conosciamo il volume. Torniamo un attimo indietro e vediamo quanto ferro abbiamo. Abbiamo trovato il volume, ora stiamo cercando la massa. Siccome noi conosciamo il valore della densità del ferro e sappiamo che il volume va moltiplicato per la densità per ottenere la massa, possiamo moltiplicare 7.800 kg su un metro cubo per il volume di 0,002 metri cubi. Quindi la massa di ferro è pari alla densità del ferro moltiplicato il volume, ovvero 7.800 kg su un metro cubi per 0,0002 metri cubi. E questo, per chi ha difficoltà a utilizzare la calcolatrice, intanto occupiamoci delle unità di misura, metri cubi va via, la massa diventa chilogrammi, come è giusto che sia. 7.800 per 0,002, io lo faccio con le potenze del 10, se c'è difficoltà possiamo utilizzare la calcolatrice. 7.800 è anche 7,8 per 10 alla 3, perché ci sono i tre posti di cui possiamo spostare la virgola che va a finire qui. E quindi compare 10 alla 3. 7,8 per 10 alla 3 per 2 per 10 alla meno 4 chilogrammi, visto che è rimasto chilogrammi. E quindi questo dà luogo a 7,8 per 2. 7 per 2 fa 14, 2 per 8 16, quindi è 15,6. E poi c'è 15,6 il risultato di 7,8 per 2. Poi ci sono da moltiplicare il 10 alla 3 e il 10 alla meno 4 e qui si sommano gli esponenti, cioè 3 e meno 4. La somma fa meno 1, quindi compare un per 10 alla meno 1 kg, ovvero il meno 1 nell'esponente del 10 ci porta ad uno spostamento della virgola di un posto verso sinistra. E quindi otteniamo 1,56 kg. Questo è il valore della massa del blocco di ferro che avevamo all'inizio, esattamente questo blocco di ferro qui, che con queste dimensioni, 10, 5, 4 centimetri, e questa densità, ha una massa di 1,56 kg. In questo modo abbiamo imparato come si usa la densità. Adesso definiamo la grandezza pressione. La pressione è stata vista all'opera nei filmati che mostravano alcuni esperimenti sulla statica dei fluidi. Per definire che cos'è la pressione, facciamo un esempio pratico. Immaginiamo di avere una cassa poggiata su un pavimento. Supponiamo che questa sia la cassa.
la cassa con travi di legno. Questa cassa è poggiata su un pavimento orizzontale, su un piano. Ok, vogliamo che questo sia il pavimento. La cassa è poggiata sopra. Ora la cassa chiaramente esercita una forza sul piano orizzontale dovuta al suo peso. Il peso che grava verso il basso. Forza peso. Ricordiamoci che la forza è un vettore, per questo l'ho rappresentato con una freccia. Però, se vogliamo essere più precisi, la forza peso non viene esercitata su un solo punto. In realtà la forza peso viene esercitata su tutta la superficie di appoggio della cassa, quindi tutta la zona del pavimento su cui la cassa è poggiata risente della forza peso della cassa. Si tratta quindi di una forza distribuita su una superficie. Ora noi sappiamo per esperienza che la superficie, l'estensione della superficie su cui un oggetto è poggiato è importante per varie situazioni. Immaginiamo per esempio che la superficie che stiamo considerando sia una superficie innevata. Quindi questa qui non è altro che una superficie in cui c'è della neve. Se poggiamo una cassa sulla neve, se la cassa è abbastanza larga, non affonda sulla neve, ma sicuramente il piede di una persona nella neve può affondare, a meno che questo piede non appoggi su una struttura più larga, come per esempio uno sci. Allora, in questo caso, l'uso di uno sci o di una racchetta permette di distribuire il peso della persona, che qui non ho disegnato, su una superficie più larga e quindi di evitare di affondare sulla neve. Quindi è importante non solo quanto è la forza esercitata, ma anche quanto è estesa la superficie su cui questa forza si va ad esercitare. Proprio per tenere conto di tutte queste situazioni in cui è importante considerare sia la forza sia la superficie, si definisce questa nuova grandezza chiamata pressione. Che cos'è la pressione? La pressione, per definizione, quando si ha una forza distribuita su una superficie, è data dal rapporto tra forza e superficie. Quindi, se per esempio la forza è pari a 100 N e la superficie ha un'estensione di 1 m², la pressione corrispondente è pari a 100 N su metri quadrati. In questo modo stiamo vedendo anche qual è l'unità di misura utilizzata per misurare la pressione. Newton su metri quadrati nel sistema internazionale. Questa unità di misura si chiama Pascal. E il simbolo è Pa nel sistema internazionale. Quindi quando leggiamo Pa nel sistema internazionale si intende l'unità di misura della pressione che è pari a Newton, unità di misura della forza, diviso metri quadri. Proviamo a fare un esempio proprio relativo alla cassa che abbiamo disegnato prima. Supponiamo che la cassa abbia una massa di 100 kg. E supponiamo che la sua superficie di base abbia un'estensione di 0,5 metri quadrati. Come facciamo a sapere quale pressione esercita questa cassa sul pavimento? Quindi se questo è il pavimento e sopra c'è poggiata la cassa come prima, allora facciamo a sapere quanto vale la pressione esercitata su tutta la superficie di appoggio della cassa? Beh, dobbiamo prima calcolare la forza peso conoscendo la massa. Dalla massa possiamo arrivare alla forza peso utilizzando l'accelerazione di gravità. La forza peso è pari alla massa moltiplicato l'accelerazione di gravità, ovvero 100 kg moltiplicato, ricordiamoci quanto vale l'accelerazione di gravità. L'accelerazione di gravità vale 9,8 newton su chilogrammi. In questo modo
chilogrammi e chilogrammi si semplifica e rimane newton, cioè l'unità di misura della forza nel sistema internazionale. 100 per 9,8 è pari, spostiamo la virgola di due posti, 9,8 per 100 diventa 980 newton. Quindi questo è il valore della forza peso. Questa forza peso grava su una superficie di 0,5 metri quadri. Quindi in base alla definizione di pressione che abbiamo dato di sopra, cioè questa, possiamo calcolare la pressione esercitata dalla cassa sulla superficie in questo modo. Pressione uguale forza peso su superficie uguale a 980 newton diviso 0,5 metri quadri uguale a 980 diviso, ricordiamoci che 0,5 è la metà di 1, quindi è pari a un mezzo newton su metri quadri. Ecco che è comparsa l'unità di misura della pressione, il pascal. Completando il calcolo, 900 diviso un mezzo è 980 diviso un mezzo è 980 per 2 Pascal, ovvero 2 per 980, 2 per 9 fa 18, quindi 1800, 2 per 8 16, 1900 60 Pascal. Ecco il valore della pressione esercitata da una cassa come quella che abbiamo considerato sul pavimento. Quindi questi sono esempi di calcolo della pressione. Possiamo chiaramente invertire la definizione di pressione, cioè questa relazione può essere invertita se si conosce il valore della pressione per calcolare ad esempio la forza. Vediamo questo esempio. Supponiamo di sapere che l'acqua di mare esercita sulla superficie di una barca. Immaginate che ci sia una barca parzialmente immersa in acqua di mare, quindi questo è il livello dell'acqua. Quindi dovete immaginare che qui ci sia acqua dappertutto. Sappiamo che la pressione esercitata sulla superficie inferiore della barca, cioè qui in questa regione, è pari, supponiamo, a 10.000 Pascal. Sembra un numero alto, ma in realtà è un numero assolutamente verosimile, come vedremo dopo, occupandoci della pressione esercitata da una colonna d'acqua. Supponiamo che la superficie inferiore della barca abbia un'estensione di 5 metri quadrati. Allora, la pressione esercitata dall'acqua si traduce quindi in una forza esercitata e distribuita su tutta la superficie della barca, dovuta semplicemente al fatto che l'acqua esercita una pressione. Quanto vale questa forza in newton? Per calcolarla possiamo invertire la definizione di pressione. Se è vero che la pressione è data dalla forza diviso la superficie, moltiplicando entrambi i membri per la superficie, S per pressione e forza diviso superficie per superficie, succede questo. Superficie a superficie si semplifica e otteniamo superficie per pressione uguale forza. Quindi moltiplicando la pressione per la superficie riotteniamo la forza. E quindi utilizzando i valori che abbiamo nel nostro esempio, 10.000 Pascal e 5 metri quadri, possiamo calcolare il valore della forza esercitata sul fondo della barca. Scusate, cambio colore se no non è chiaro. Questa forza può essere calcolata
F uguale superficie per pressione, ovvero 5 metri quadri per 10.000 pascal, uguale 5 per 10.000 fa 50.000 newton. Quindi questo è il valore della forza, l'intensità della forza esercitata dall'acqua di mare sul fondo della barca. E così abbiamo visto anche un'applicazione inversa della definizione di pressione.